Vediamo adesso questo approfondimento, che pure non è necessario per lo svolgimento del problema, in cui proviamo a studiare la dinamica di questo alternatore accelerato, cioè proviamo a impostare l'equazione di Newton rotazionale. Momento torcente totale uguale al momento di inerzia per l'accelerazione angolare. Il momento torcente totale è dato dal momento torcente della forza peso di questo pesetto, e se il circuito è chiuso su una resistenza e quindi può scorrere la corrente elettrica nella bobina, c'è anche il momento torcente di questa coppia di forze magnetiche che abbiamo visto prima e che tendono a frenare la rotazione dell'alternatore. Cominciamo dal momento torcente della forza peso del pesetto, che si calcola a braccio per forza peso. Il braccio è il raggio di questo piccolo volano a cui è applicato il pesetto in caduta, e la forza peso è mg. È un momento torcente che va in questa direzione lungo l'asse di rotazione dell'alternatore, e visto da davanti è un momento torcente che entra e che noi consideriamo di segno positivo, in quanto ci conviene per convenzione considerare positiva la rotazione oraria, visto che quella è la rotazione che compie il nostro alternatore. Passiamo ora al momento torcente delle forze magnetiche. Avevamo già visto in un video precedente questa situazione, che si riferisce a un momento dell'ultimo quarto della rotazione, e nascevano queste due forze magnetiche uguali opposte sui due lati destro e sinistro della bobina, e queste due forze magnetiche sono le forze di Faraday, dal momento che scorre corrente in questi due lati lunghi B, che si trovano immersi in un campo magnetico, il campo B esterno. Non dimentichiamo poi che le spire sono 100, quindi bisogna moltiplicare per 100 questa forza. Se ci interessa soltanto il modulo di questa forza magnetica su ciascuno di questi due lati della bobina, allora basta togliere il prodotto vettoriale, dal momento che l'angolo tra questi lati e il campo B è di 90 gradi. Queste due forze sono uguali opposte e costituiscono un momento torcente, cioè costituiscono una coppia di forze il cui momento torcente si calcola forza magnetica per il braccio. Il braccio è questo segmento perché è la distanza fra le due rette parallele sulle quali agiscono le due forze. Questo braccio si calcola A, che sarebbe questo lato qui, per il seno di alfa, cioè di teta, seno di teta. Il momento torcente magnetico, cioè di questa coppia di forze magnetiche, vedremo meglio dopo che ha sempre segno negativo, perché tende sempre a far ruotare la bobina in senso antiorario, che per noi è il segno negativo per la convenzione che abbiamo scelto prima. E questo momento magnetico, momento torcente magnetico, cerca sempre di ostacolare la rotazione oraria indotta dal pesetto in caduta. Per calcolare questo momento torcente delle forze magnetiche, quindi moltiplichiamo la forza magnetica per il braccio, mettiamo il segno meno davanti, quindi moltiplichiamo questa quantità per quest'altra e otteniamo il momento torcente delle forze magnetiche. Questo momento torcente della coppia magnetica lo possiamo anche esprimere con quest'altra formula, che viene dimostrata con questi passaggi. Innanzitutto ricordiamo il flusso magnetico NBS coseno di teta, era stato ricavato all'inizio. La sua derivata rispetto al tempo cambiata di segno è la FEM. Quindi la FEM vale meno NBS teta punto sen teta. La FEM ci serve perché la corrente elettrica che viene indotta nella bobina è la FEM su R. R è la resistenza complessiva della bobina. Quindi prendiamo l'espressione del momento della coppia magnetica di prima, togliamo anche i moduli, poi vedremo che i moduli non serviranno. E al posto della corrente elettrica mettiamo quindi F su R. Al posto della forza elettromotrice mettiamo questa espressione qua. A per B ci dà la superficie della bobina S di una spira sola. E quindi, facendo gli ultimi calcoli, otteniamo l'espressione che dicevamo prima. È un'espressione in cui i moduli non servono perché sono tutte quantità positive, e anche teta punto, cioè la velocità angolare, lo è, perché l'alternatore gira sempre in senso orario. C'è anche venuto qua bene il segno meno, che stava qui nella FEM, a darci un valore negativo
del momento della coppia magnetica. Valore negativo perché questo momento torcente è antiorario, quindi esce verso di noi e abbiamo detto prima che è negativo per convenzione. Quindi in conclusione abbiamo la legge di Newton rotazionale con il momento torcente della forza peso positivo entrante, il momento torcente della coppia magnetica negativo esce dal foglio e questi due momenti torcenti insieme producono l'accelerazione angolare teta due punti, cioè la derivata seconda rispetto al tempo dell'angolo. Qui abbiamo semplicemente sostituito le espressioni precedenti RMG e questa espressione qua per il momento torcente della coppia magnetica. Vediamo che il primo momento torcente è costante, quello della forza peso, l'altro invece è variabile con l'angolo. Si tratta quindi di un'equazione differenziale del secondo ordine piuttosto complicata da risolvere, quindi ci limitiamo ad impostarla. In questa serie di disegni invece facciamo vedere che il momento torcente della coppia di forze magnetiche è sempre uscente dal foglio, quindi cerca sempre di frenare la rotazione oraria dell'alternatore, producendo un momento torcente che cerca di far ruotare la bobina in senso antiorario, sarebbe questa rotazione qua, sempre contraria a quella della bobina trascinata dal pesetto in caduta. Sono quattro immagini, una per ogni quarto di rotazione, quindi qui la spira viene rappresentata in un istante nel primo quarto di rotazione, nel secondo quarto, nel terzo quarto e nel quarto quarto. Ricordiamo la corrente che gira nel verso positivo da A verso C durante la prima metà della rotazione e poi ruota la corrente, scorre in verso negativo, quindi da C ad A nella seconda metà della rotazione. Qui sono rappresentate le correnti che scorrono nei fili laterali. Qui la corrente viene verso di noi, qua entra e applicando la formula di Faraday troviamo la forza magnetica a cui sono sottoposti i lati che qui si vedono rappresentati o con il puntino o con la crocetta, quindi i due lati laterali, quelli lunghi B, B minuscolo, e applicando appunto la regola di Faraday, la seconda regola della mano destra, troviamo che le forze magnetiche, la coppia di forze magnetiche qui è rivolta all'esterno, qua all'interno, di nuovo all'esterno e all'interno. E in tutti e quattro i casi la coppia delle forze magnetiche cerca di far ruotare la bobina in senso antiorario, frenando quindi la rotazione oraria indotta dal pesetto in caduta. Infine, in quest'ultimo calcolo, cerchiamo di vedere se questo momento torcente frenante, dovuto alla coppia delle forze magnetiche, è o non è trascurabile rispetto al momento torcente del peso in caduta. Cioè vediamo se questo momento torcente è trascurabile rispetto a quello del peso in caduta. Se è trascurabile, allora l'equazione di Newton rotazionale si semplifica perché tutto questo termine sparisce e rimane un momento torcente costante che di conseguenza produce un'accelerazione angolare costante. E quindi ritroviamo il caso di prima, in cui questo alternatore ruotava aumentando progressivamente la sua velocità angolare in modo lineare con il tempo e mantenendo un'accelerazione angolare costante. Quindi ritroviamo il caso del moto circolare uniformemente accelerato anche con il passaggio della corrente elettrica e con il circuito chiuso su una resistenza. Ma questo, come abbiamo detto, accade soltanto se questo momento torcente frenante dovuto alle forze magnetiche è trascurabile rispetto al momento torcente del peso in caduta. Quindi ora andiamo a vedere sotto quali condizioni questo momento torcente frenante magnetico è effettivamente trascurabile rispetto a quello del pesetto. Riscriviamo in modulo il momento torcente frenante e andiamo a cercare un valore che limiti superiormente questo momento magnetico, questo momento torcente magnetico frenante. Conosciamo infatti il numero delle spire, l'area di ciascuna spira, l'intensità del campo B, sappiamo che sen teta è sempre inferiore a 1 e sappiamo anche dal grafico sperimentale nel testo del problema che la forza elettromotrice non raggiunge mai il valore 0,2 volt, anzi lo raggiunge appena.
0,2 volte, quindi è la FEM massima. E questo a circuito aperto, quindi senza che passi la corrente elettrica. A maggior ragione la FEM non supererà 0,2 volt in presenza di corrente elettrica a causa dell'azione frenante delle forze magnetiche. Quindi sostituendo tutti questi valori abbiamo un limite superiore per il momento torcente delle forze magnetiche, e questo limite superiore è questo valore qua, dove R l'abbiamo lasciato generico perché la resistenza della bobina può essere qualsiasi valore a priori, e noi ricaveremo quali sono i valori di resistenza della bobina che sono adatti affinché questo momento torcente delle forze magnetiche sia trascurabile rispetto al momento torcente del pesetto in caduta. Infatti il momento torcente del pesetto in caduta, RMG, vale più o meno questo valore, immaginando un volano di un centimetro di raggio, quindi piuttosto piccolo, e un pesetto da 100 grammi, che sono valori ragionevoli e anche piuttosto piccoli per questo esperimento. Quindi dobbiamo fare in modo che questo momento magnetico, momento torcente delle forze magnetiche, sia molto minore di questo valore. Ecco qua la condizione, momento torcente della coppia magnetica molto minore del momento torcente del peso, e da qui possiamo ricavare il valore della resistenza che soddisfa questa condizione. Deve essere una resistenza molto maggiore di qualche centesimo di ohm. Siccome una bobina di 100 spire ha una resistenza complessiva almeno di un ohm, o almeno dell'ordine dell'ohm, diciamo che la condizione è soddisfatta, ci siamo, e quindi questa resistenza già dell'ordine dell'ohm è sufficiente per limitare il flusso della corrente elettrica, questa corrente elettrica, e quindi per limitare l'intensità del momento frenante. Dunque noi abbiamo questi due momenti torcenti, di cui il secondo, quello frenante, che si comporta come una specie di attrito viscoso, come al solito, cioè un po' come se il nostro alternatore, trascinato dal pesetto, ruotasse all'interno di un fluido. Però se la resistenza complessiva della nostra bobina è già dell'ordine dell'ohm, che è un valore piuttosto piccolo per una bobina da 100 spire, allora questo momento torcente, diciamo viscoso, è trascurabile rispetto al momento torcente del pesetto in caduta. E quindi possiamo approssimare il moto rotatorio del nostro alternatore come se fosse in pratica un moto circolare uniformemente accelerato, con un'accelerazione angolare costante.